Giorni con ragione per Libri TV, oggi 30 luglio siamo sulla via Ardeatina, una via che in questo momento è stata bloccata da una manifestazione organizzata dai cittadini, gli abitanti qui della zona, Sprecamore si chiama, e perché appunto è in previsione l'apertura di una discarica. E siamo qui con uno degli organizzatori, Massimo Mancini se non sbaglio, che ci spiega un pochino i motivi di questa protesta. Allora, i motivi sono molto semplici. Questa zona è una zona che è ricca di cave abbandonate, per cui si presta benissimo a discariche. Purtroppo i nostri politici in 20 anni non hanno mai risolto il problema. Adesso si trovano dei grossi invasi liberi e chiaramente li riempiono con la mondezza. Questa è una zona archeologica, falda acquifere, c'è il Divino Amore a pochi chilometri, ci sono una miriade di aziende agricole e qui sarebbe il disastro totale. Senta, ma mi sono informato, in questa zona se non sbaglio ci sta anche già un inceneritore per rifiuti ospedalieri o sbaglio? È più avanti verso Santa Palomba. Quindi comunque sia anche aziende agricole, insomma verrebbe anche la collettività in generale verrebbe gravata da un ulteriore... Già c'è qui a 500 metri, c'è una discarica di fluff o fluff in inglese, che sarebbero le parti in plastica delle macchine, tappezzeria, sedili, paraurti, foderine, pannelli, e già quello è un problema perché potrebbe comunque rilasciare percolato o quant'altro. E adesso vogliono fare altri rinvasi, ci sono altri due rinvasi grossi, enormi, che vorrebbero farci la discarica dei rifiuti di Roma. Senta, vi siete organizzati in un comitato, in più comitati, siete uniti, siete riusciti ad avere una sorta di interlocuzione con qualche parte dell'amministrazione? Dunque, noi qui siamo presenti con tutti i comitati di quartiere di zona, di tutto il quadrante, c'è Falcognana, Divino Amore, Castel di Leva e quant'altri. Le istituzioni hanno sempre detto sì, 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 ma non hanno mai fatto niente, nulla, assolutamente nulla. E i prossimi passi, diciamo, dopo questo blocco della strada, cercherete di parlare, non so, col sindaco, con qualcuno? Ma qui c'è il problema che il 31 il commissario Sottile deciderà che fare, se questa farla diventare la discarica. Comunque qui la lotta continua, non ci muoviamo da qui. Grazie. Manifestazioni, incontriamo Claudio Federico del Comitato di Quartiere Sprecamore. Allora, in modo abbastanza sintetico, la funzione di questa discarica che più mi accennava, quale sarebbe? La funzione di questa discarica è per sostituire Malagrotta. Malagrotta tutti sappiamo che ormai è esaurita e c'è una multa pendente dell'Europa su Malagrotta, quindi dovevano trovare un nuovo sito per la discarica generale di tutti i rifiuti organici, inorganici, pericolosi di Roma. Questa è la zona che avrebbero individuato, una zona ad alto valore paesaggistico, tutti lo possiamo vedere, siamo dentro al Parco dell'Appia, in una zona a vincolo paesaggistico, in una zona protetta dai beni culturali. Sappiate che in questa zona per esempio è vietato mettere pannelli fotovoltaici sui tetti, non ci danno il permesso e addirittura però per una discarica diventa fattibile. Questa è una zona tra l'altro l'ultima rimasta della campagna romana, dove ci sono molti produttori agricoli, produttori di eccellenza, produttori di vino, il Gotto d'Oro è qui a due passi, caseifici, c'è un valore di tradizioni e agroalimentari enorme. Volevo chiederle, e chiederle soprattutto conferma, mi sembra che si pongano anche problemi da un punto di vista viario, perché comunque sia sarebbe anche una, diciamo, un incremento del traffico di mezzi pesanti. Qui la strada è una strada via Ardeatina a doppio senso, ma corsia unica per senso di marcia, senza corsia d'emergenza. Sì, questa è già una strada di per sé intasata perché le grandi idee dei nostri politici hanno stabilito che
all'Ardeatina, subito fuori del comune di Roma, ci sono tutti i depositi di frutta eccetera che gravitano su Roma, cioè quindi la via Ardeatina giorno e notte transitata già adesso da camion. Immaginate, mettere sopra questi un altro traffico è insopportabile, impossibile da gestire. E la domanda che ho fatto prima al signore, avete in mente qualche persona o qualche forza politica o che possa essere darvi un'interlocuzione su questo? Ma ovviamente siamo aperti a tutte le forze politiche come interlocutori, però dobbiamo notare che la politica è stata incapace, è quella stessa che ci ha portato a oggi in questa situazione, è quella che è stata incapace, a differenza di altri paesi, di affrontare il tema ambientale, il tema ecologico, il tema della gestione dei rifiuti. Quindi, come dire, la fiducia nei politici è senz'altro ristretta, estremamente limitata. Ovviamente disposti a collaborare. Grazie. Qualcuno si sente male? Il problema è stare qui in quanto la manifestazione è un diritto, non ci devono dare l'autorizzazione. No, manifestazione non è. Non è, vi prego, tornate su perché qua non dobbiamo manifestare, non ci danno l'appoggio. E se non ci danno l'appoggio è un problema. Cioè io vengo perché ho organizzato questa direzione insieme a Pasquale Cazzetta, ma li conoscete tutti, di conseguenza se ci fate questa cortesia, perché se no più prima poi risulta che non possiamo più fare nulla, perché senza di loro è un problema, tanto se state qui, se state qui, no, è poi senza di voi, sì, il problema è che la polizia ci sta dando una grande mano, quindi se ci, dato che la polizia la pagavo noi, perfetto. Quindi è quello che dico, che è quello che dico. No, no, ci sono delle perché leggi, noi stiamo manifestando per una cosa, capito? È giusto, che ci vogliono fare a 100 metri. Guarda, è lì. Perfetto. Ma poiché stiamo bloccando la strada, se deve passare un'ambulanza, passa, non può passare. Come è passato adesso? Una ragazza è passando. È tutto bloccato. La gente che sta male è passata bloccato, ci mette tempo. È uguale. Ma quello giù uguale. Ragazzi, l'obiettivo è stato raggiunto. Ci hanno preso in giro facendo sono passati uguali. Chi si fida? Tranquillo è morto. Ha ragione. Tranquillo è morto. Però io sono stato in giro ad attaccare tutti i volantini. Ho riunito gli agricoltori. Io sono un agricoltore e sono un ingegnere. Vi prego, fateci la cortesia di tornare su di liberare questa strada, perché perlomeno circolano le macchine. Mettereste, ma io non so qua. Ragazzi, l'obiettivo è stato raggiunto. Qualora ci dovesse essere un altro problema. Dobbiamo vedere la carta firmata. Ha detto si sente male uno. Ma è meglio che se ne male uno che se ne muoiono 10.000, no? Se siete messi a casa, giusto Maurizio? Ambulanza, si se sente male uno, meglio che se ne male uno che 10.000. Ecco come stanno i numeri, ma forse non ce ne andiamo da qua, diverso. Ma non è vero,
bianco, nero su bianco. Vogliamo quelli in divisa! Non contano un cazzo, te lo dico io! Quelli lì non contano un cazzo, io va pure a Natino! Non so, un politico mi dico di queste cose! Se sei venuto qua e ti hanno mandato loro, allora abbiamo chiesto a polizia di poter fare questa manifestazione. Ci sono delle concessioni, ci hanno concesso di fare questa cosa, quindi va rispettata questa cosa. Assolutamente no, io sto qua fino a domani mattina, mi sto per te. Chi siete? Chi sei? Chi siete? Qualificati. Sei una persona come noi. E ce l'ho oggi poi qualificare. Io rappresento il comitato del quartiere Sprecato. Piacere, Stramacci. Oggi rappresento. Abbiamo organizzato Gian Pasquale, Cassetta, tutti loro, questa manifestazione. Il politico. No, no, io non sono il politico. No, no, io sono una persona che abita al Divinamore, che viene penalizzato quando e di conseguenza ci siamo tutti mossi. Io non allora sono vale politico, per uno. Sono apolitico. Sei uno che vale per uno. E quindi sei penalizzato e vuoi lasciare tutto per te. Non è questo. Si torna sopra che fa più bella figura. Il problema non è. Pasquale, qua giù è successo che stanno bloccando. La polizia praticamente mi ha detto che sta succedendo il problema. Adesso ha capito, Lei doveva prendere il treno? Per Latina. Ah, siete rimasti bloccati? Sì, siamo con il pullman. Ah, questi qua del pullman è questo qua. Ah, ce n'è un altro giù dell'autobus. Ok. È una manifestazione. Ma è possibile fanno passare almeno il pullman? Perché quelli con la macchina si hanno fatto manovra a tornare indietro. Ah, le macchine sono riuscite a tornare indietro. Perché la strada, la macchina fa manovra, il pullman. Tudo bem, meu Deus.